Eder. Mech. Pallister. Quattro anni dalla scomparsa di Viviana Parisi e Gioele Mondello, un mistero che continua a far discutere. Il 3 agosto 2020 segna una data tragica e inquietante nella cronaca italiana, la scomparsa di Viviana Parisi e del suo bambino, Gioele Mondello. Quattro anni dopo, il mistero che avvolge la loro sorte rimane irrisolto, alimentando interrogativi e speculazioni. Ripercorriamo i momenti salienti di una vicenda che ha scosso l'opinione pubblica e ha sollevato una serie di interrogativi sul destino di una madre e di un figlio. La mattina del 3 agosto 2020, Viviana Parisi, una donna di 38 anni, e il suo bambino di 4 anni, Gioele Mondello, si trovavano in auto nei pressi della galleria Pizzo Turda, in provincia di Messina. La loro scomparsa iniziò a destare preoccupazioni quando, all'improvviso, la loro auto fu trovata abbandonata e senza segni di effrazione. Testimoni affermarono di aver visto Viviana scendere dall'auto e allontanarsi, ma da quel momento non ci furono più avvistamenti. Le ricerche cominciarono immediatamente, coinvolgendo forze dell'ordine, volontari e unità cinofille. L'area intorno alla galleria Pizzo Turda venne setacciata, ma inizialmente non emerse alcuna traccia della donna e del bambino. Dopo 5 giorni di ricerche, il 8 agosto 2020, il corpo di Viviana Parisi fu rinvenuto sotto un traliccio elettrico, in una zona impervia nei pressi di Caronia. Le circostanze della sua morte suscitarono immediatamente sospetti. Non si trovò alcun segno di violenza, ma le indagini cominciarono a prendere una piega complessa. Gli inquirenti iniziarono a considerare l'ipotesi di un suicidio, ma le circostanze rimanevano poco chiare. La scomparsa di Gioele Mondello, il figlio di Viviana, divenne il fulcro delle ricerche successive. La madre, infatti, era stata vista per l'ultima volta insieme a lui. Le ricerche per ritrovare il bambino proseguirono ininterrottamente, coinvolgendo numerosi volontari e diverse associazioni di ricerca. Il 19 agosto 2020, durante una battuta di ricerca organizzata dal padre Daniele Mondello, i resti del bambino furono finalmente trovati in una zona non lontana dal luogo in cui era stato rinvenuto il corpo della madre. L'identificazione avvenne attraverso le analisi del DNA, ma le circostanze della sua morte rimasero avvolte nel mistero, generando un clima di angoscia e confusione. Le indagini su questa vicenda si intrecciarono con diverse teorie e ipotesi. Fin dall'inizio, alcuni familiari e amici di Viviana espressero dubbi sulla possibilità di un suicidio, sostenendo che la donna fosse in uno stato d'animo fragile, ma non al punto da compiere un gesto estremo. La comunità, profondamente colpita dalla tragedia, si mobilitò per chiedere verità e giustizia. Le indagini si concentrarono su varie piste, dall'ipotesi di un incidente a quella di un rapimento. Tuttavia, nessuna prova concreta emerse per sostenere una di queste teorie. La mancanza di segni di violenza sul corpo di Viviana e sui resti di Gioele complicò ulteriormente le indagini. A 4 anni dalla scomparsa di Viviana e Gioele, il caso rimane aperto. E la questione di cosa realmente sia accaduto in quella drammatica giornata del 3 agosto 2020 continua a rimanere senza risposta. I familiari delle vittime hanno chiesto più volte di non dimenticare la loro storia, di continuare a cercare la verità e di garantire giustizia per Viviana e Gioele. Sono passati 4 anni, alla fine la verità non è saltata fuori, ognuno continua a pensare una cosa diversa, io continuo ad avere le mie teorie, la famiglia Mondello ne ha altre e la procura ne ha altre ancora. Si spera sempre che qualcosa possa riaprire un'indagine che al momento è chiusa. Erano circa le 10:30 di quella mattina quando Viviana uscì dall'autostrada a Sant'Agata di Militello, fece benzina a rifornimento Agip. E io in quel momento dormivo nella mia stanza che era circa 30 metri in linea d'aria da quel punto. E fu questo che mi colpì probabilmente e mi portò a seguire una vicenda che segnò sostanzialmente la nascita di Eder Mech Pallister. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.